4 anni di squalifica per il nuotatore cortonese Michele Santucci, 8 addirittura per il compagno di nazionale Filippo Magnini. Queste le richieste shock della Procura Nado Italia. La Procura contesta al nuotatore di Pesaro il consumo, tentato consumo di sostanze dopanti, il favoreggiamento e anche, novità di queste ultime ore, la somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata. Una serie di accuse che concorre a questa pesantissima richiesta di squalifica, che coinvolge anche il collega di nazionale Santucci, la cui richiesta di squalifica, come detto, è di 4 anni. L'indagine era partita dall'inchiesta di Pesaro sul medico nutrizionista Guido Porcellini, che aveva frequenti contatti con Magnini, di cui era dietologo. Dalle indagini di Pesaro non è emerso un coinvolgimento penale dell'ex nuotatore nei traffici, per cui Porcellini è stato rinviato a giudizio, anche se alcuni comportamenti sono risultati dubbi. Magnini e Santucci saranno giudicati non prima di settembre dalla prima sezione del Tribunale di Nado Italia, che è presieduta da Adele Rando. Confermata la totale estraneità di Federica Pellegrini, sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò. È importante, ha detto, specificare che è una richiesta ben lungi dall'essere un giudizio definitivo sulla questione. Commentare sarebbe un errore da parte mia. Nado Italia è indipendente dal CONI. Nel leggere questa notizia, io sono spettatore, anche se interessato.